Tutti servono prima il vino buono e il meno buono quando sono brevi. Tu invece hai tenuto da parte fino ad ora il vino buono. Scese poi un po' di giorni a Capanna, ma essendo la Pasqua dei Giudei ormai prossima, salì a Gerusalemme e trovò nel Tempio i mercanti di buoi, pecore, colombe e cambiavalute seduti al loro banco. Fatto un flagello di corde, li cacciò tutti dal Tempio con le pecore e i buoi, disperse la moneta dei cambiavalute e ne rovesciò i banchi. E ai venditori di colombe disse: portate via di qui questa roba, smettetela di fare della casa del padre mio una casa di traffico. Allora i giudei intervennero e gli dissero: quale segno ci fai vedere per agire così? Distruggete questo tempio e in tre giorni lo farò risorgere. Thank you.
traboccanti acque continuava a battezzare, non essendo stato ancora arrestato. Anche Gesù nel frattempo battezzava attraverso i suoi discepoli. Incontrò una samaritana a cui chiese da bere, attraversando la Samaria, tra la meraviglia dei discepoli. Guarì il figlio di un ufficiale regio, finché, ricorrendo una festa giudea, arrivò alla piscina di Bezzata. Là c'era un uomo malato da 38 anni. Gesù, vedendolo disteso e saputo che già da molto tempo era in quello stato, gli dice: vuoi guarire? Signore, non ho nessuno che mi cali nella piscina quando l'acqua è agitata. E così, quando ci vado, un altro scende prima di me. Levati, prendi il tuo giaciglio e cammina. All'istante quello guarì, prese il suo giaciglio e camminò. Ma era il sabato e creò scandalo fra i giudei che volevano sapere da costui chi aveva fatto questo, ma costui non sapeva chi fosse e non poté rispondere. Gesù intanto predicava nel Tempio e dava testimonianza affinché credessero in lui. Dopo di ciò, Gesù scese sulle rive del mare di Tiberiade. Una gran folla lo seguiva perché vedeva i segni che faceva sugli infermi. Poi salì sulla montagna e là si sedette con i suoi discepoli. Era vicina la Pasqua, la festa dei giudei.
Alzato lo sguardo verso la folla che veniva da lui, Gesù disse a Filippo: dove potremo comprare pani perché costoro possano mangiare? Gesù diceva questo per metterlo alla prova. Egli sapeva che cosa stava per fare. Filippo gli rispose: 200 denari di pane non bastano perché ognuno di loro ne abbia un pezzetto. Andrea, il fratello di Simon Pietro, dice a Gesù: c'è qui un ragazzetto che ha 5 pani d'orzo e 2 pesci. Ma che cos'è questo per tanta gente? Gesù disse: fateli sedere. Essendoci in quel luogo molta erba, si sedettero dunque gli uomini in numero di quasi 5.000. Gesù allora prese i pani e rese grazie. Così fece poi con i pesci. Finché ne vollero. Raccogliete i frammenti avanzati affinché
Quella gente, vedendo il segno che Gesù aveva operato, diceva: questo è veramente il profeta che deve venire nel mondo. Ma Gesù, saputo che stavano per venire a rapirlo, per farlo re, se ne fuggì di nuovo solo sulla montagna. Fattasi sera, i suoi discepoli scesero al mare e, saliti su una barca, partirono verso Capernaum, sull'altra riva del mare. Si era già fatto buio. Gesù non li aveva ancora raggiunti e il mare si agitava per la violenza del vento che soffiava. Avevano remato per circa 25 o 30 stadi. Quando scorsero Gesù che camminava sul mare e si avvicinava alla barca, ebbero paura. Alcuni dei quali lo
lasciarmi. Disse allora Gesù ai dodici: volete andarvene anche voi? Gli rispose Simon Pietro: Signore, da chi andremo? Tu hai parole di vita eterna. Noi crediamo e sappiamo che tu sei il Santo di Dio. Non sono io che ho scelto voi, i dodici. Eppure, uno di voi è un diavolo. Egli parlava di Gesù.